Buonasera signori, tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto, io credo di sì. Allora, niente, anche questa sera mi trovo solo. Faccio un'oretta veloce. Ancora switch time, quindi direi senza alcun indugio, oggi vi porto un bel giochillo che non conoscevo nemmeno l'esistenza. Mi piace tanto la grafica, buonasera Jerry Scotti. Mi piace tanto la grafica, lo stile, l'enigma e tutto quanto, e ho deciso di portarvelo perché mi sembra molto carino come gioco. Il gioco si chiama The Last Campfire. È un puzzle platform con una storia. Non è il tipico gioco puzzle del cazzo. Adesso ve lo faccio vedere com'è. Molto carino. Nuova partita, modalità normale, modalità esplorazione. Andiamo normale. Jerry, che si dice? Tutto a posto? Alla fine ho dato un'occhiata al gioco che mi hai consegnato, ma purtroppo Outlast è FPS. Io ho un problema con i giochi FPS. Soffro di motion sickness e quindi inizia a sudar freddo e mi vengono gli svarioni. Gioco mi piace. A me i giochi horror mi piacciono abbastanza. Infatti ho preso anche Little Nightmare, che avevo finito il 2 su Switch, e quindi ho preso anche l'1. Non mi posso far mancare l'1. Cioè, ho finito il 2 senza aver giocato l'1, però mi è talmente piaciuto il 2 dire ci provo anche con l'1. È in coop, ma è sempre in FPS, o posso vedere il personaggio in terza persona? Che dici? Vabbè, intanto voi godetevi questo intro di questo gioco. Il gioco è per Switch, non so se esiste per altre piattaforme, quindi vi ricordo che si chiama The Last Campfire, scusate. In sostanza tradotto significa l'ultimo falò. Tanto scusate, nel mentre mi mangio un bel Twix. Che per i vecchi come me, andatelo a cercare anche su Google. Il Twix originariamente si chiamava Rider o Riders. Poi solamente l'hanno chiamato Twix. Non so perché. Uguale, eh? Stessa colorazione, stesso font della scritta con i colori. Da Riders a Twix. Io l'ho preordinato. Allora dopo, quando ho finito la live, vado a dare un occhio. Tanto ho intenzione di fare un'oretta, quindi mi rimane il tempo abbondante per andarla a vedere. Se hai giochilli da consigliare, parti avanti, eh. Anzi, se vuoi giocare a qualcosa che non sia FPS, per caso ti ritrovi l'Xbox Game Pass, tutto quello che c'è attaccato al catalogo possiamo giocarci, eh. The Lost Empires go. As the light begins to fade. Comunque questo è lo stile grafico di sto gioco. È un puzzle game, però isometrico. Mi ricorda tanto, non so per chi ci ha giocato, spero che ci abbiate giocato tutti quanti perché è un gioco spettacolo, Tunic, che è una favola. Ma il trailer lo vediamo in live? Sì, va bene, magari prima di chiudere, però ci devi rimanere. Vedete, io faccio un'oretta di live, magari prima di chiudere la live ci vediamo il trailer. Minchia, si incolla però sto Twix. Ci vediamo il trailer insieme e poi chiudo. Però devi rimanere tutta la live. The
Bene, bene, Jerry. Allora, io comunque questo gioco ve lo consiglio, eh. Ripeto, non so se esiste soltanto per... Non so se esiste soltanto per Switch. Però è... mi piace proprio lo stile di come è fatto. L'avrei... avrei... come cazzo si dice? Reso un po' più... un po' meglio lato audio, perché alla fine questo gioco c'è la musichetta, gli effetti sonori e questa voce di ragazza che commenta le cose, no? Quindi che fa la lore del gioco. Però non è male lo stesso, se non si è troppo pretenziosi. No, pengete. Bello compagno, mi dispiace. Borsa dello straniero, bene. La borsa sembrava pesante. Amber ne scrutò l'interno. Una statuetta. Amber noticed something wrong. Gira, 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 gira. Ecco qua. E questo è il primo puzzle. Più o meno i puzzle sono su questo genere qua, no? Qua siamo ancora agli inizi. Però piano piano diventano... cioè, all'inizio sembrano semplici, infatti... all'inizio ho detto, ma che speriamo non sia tutto così perché veramente... non ne vale la pena. Però su alcuni... no, non è gratis sto gioco. Su alcuni... ci ho dovuto perdere un po' di tempo. Che dovevo capire, fare, baciare, lettere e testamento. Ok, e qua siamo usciti un po' da dove eravamo arrivati e quindi ci troviamo in questo mondo... dove chi come me veniva qua, non ho capito bene questi esseri, cosa venivano qua a fare. E si sono persi, quindi sono come, come delle anime perse che tu devi andare in giro a salvare, recuperare, eccetera, eccetera. Amber could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar. Molto bella l'ambientazione, mi piace tanto. Vieni premuto B per correre. Corre, fa uno scatto ma dopo un po' si ferma perché si vede che diventa l'affanno. Però se continui a premere lui continua a scattare. E qua c'è un secondo enigma. Gli enigmi, la maggior parte degli enigmi sono su questo genere qua. Quindi diciamo che uno dice ok, è abbastanza semplice più o meno. Adesso se io lo prendo si stacca? Sì, si stacca. Non mi ricordavo questa cosa qua. E... per ora è semplice. Il dover alzare qua... era di... tirare sta leva. Ma che è sta puzza di bruciato? E fare lo spostamento della scala al centro. Vedi che più in alto c'è un'altra scala? Per arrivare sopra. Quindi io butto giù la catenella. Ci scendo.
Riprendo la mia salsiccia. Ma che è sta puzza di bruciato? Oh. Che sta, mi sta prendendo fuoco il PC. Buh, vabbè. Metti giù. Quello scende. Oh, ho fatto la cazzata. Ah, giusto, ho fatto la cagata. No, sono io deficiente. Dovevo risalire qua. Passare dall'altra parte, tirare la catenella in modo da far spostare anche l'altra scala. Tira giù. Bravo. Io spero di no, guarda. L'odore di debrasca è sparito. E qua si libera la prima anima. Che non so se questa... La prima è un'anima persa o che cosa. Però in giro troverò dei gente incappucciata come me, scheletrici, dove io recupero questa roba qua e riprendono vita, come ho recuperato la loro anima, ho recuperato il loro corpo, andate a fanculo. Vabbè, si recupera, poi vedrai dove va a finire. Il VIP? Nulla di che, più che altro è un riconoscimento. Vedi, questo scheletrico impietrificato, io gli ho riportato l'anima e lui torna in vita. Era uno di come me in giro per questo, non lo so, mondo, zona del pianeta, dove si sono persi e quindi, perdendo l'anima, il loro corpo si o pietrifica o scheletrizza e io devo andare in giro a... I sound alert li ho disabilitati, sinceramente, anzi li devo togliere perché non c'ho il... come cazzo si chiama? Non ho messo lo script per dire tu azioni il suono e si sente il suono... il suono, almeno, non dovrebbe esserci, però mi ricordo di averlo tolto. Perché ho voluto cambiare un po' il genere. Infatti ho cambiato anche il layout. Ho cambiato un po' le musiche d'inizio, pausa e fine. E ci sta. Dopo 2 anni che faccio live, un piccolo rinnovo ci stava. Anche se dopo 2 anni non sono un cazzo di nessuno. Ma io, a me non mi interessa. A me piace. Piace proprio la cosa di andare in live, condividere i giochi che mi piacciono, farli vedere, eccetera, eccetera. In che senso sono un codardo? Ah, per i suoni? No, ma non c'è niente di particolare, eh? Non è che ci sono suoni che uno... Ah, capito. Adesso te li metto, capito? Stai lì. Aspetta, dammi un secondo. Buonasera, Pier. Pier, ti sei perso la live di ieri sera su TikTok. Era mesi che non la facevo. Ho portato Grid. Allora, riscatta suoni, ecco qua. Copy URL, quindi qua mettiamo la fonte browser. Oddio. Redeem Sounds, chiamiamolo così. Dentro ci metto il link e facciamo 1920x1080. Dov'è qua? Controllo audio tramite OBS. Ok, quindi vediamo un po' se funziona. Vediamo un po'. Com'è che era la roba qua? Vediamo un po' com'era. Suoni che non mi... Oh, ma allora? Sì, ok, tutto chiaro. Scusate un attimo che sto facendo un po' di roba. Lista suoni. Ok, quindi io faccio lista suoni.
E questi i suoni che posso fare, quindi per riscuotere devo fare punto esclamativo riscatta, tipo che ne so, coglioni. E che rottura di coglioni! Ah, ovviamente ho sbagliato. Se non lo faccio monitorare questo, dove cazzo l'ho messo? Redeem sound, quindi monitoraggio. Intanto abbassiamo un po' il suono, il volume. Ripetiamo. Che rottura di coglioni! Ok, ci siamo. Un po' bassino. Alziamo un altro po'. Ripetiamo. Che rottura di coglioni! Se 2 per 2 farebbe 3, io mi innamorassi di te. Ma siccome 2 per 2 fa 4, io di te... Me ne sbatto un cazzo! Va bene? Vai, giocate un po' con i suoni. L'avevo tolto. Così, giusto per... So many lost embers have I seen. More than I could help. Ah, vedi, più che anime perse, quelle che dicevo sono speranze, loro nel gioco lo chiamano le speranze abbandonate. Quindi chi arriva qua, si è perso, eccetera, eccetera, ha perso le speranze di, non so, trovare la via d'uscita o del luogo che stava cercando e bla 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 bla. Vuoi aiutare gli altri, via. Perché ci stai andando? Dove che sto andando? Ah, il perché questi stanno cercando... Non lo so. Non so... Oh, Melania, stai zitta. Non sono andato così avanti del perché queste persone stanno cercando... Non so cosa. Ok, aiutami, dai. Cosa mi stai dicendo? Torna indietro, piccolo Ember. Guarda indietro. Sopra una rupe erbosa riposa una speranza abbandonata. Ok. Quindi, io già so dove devo andare. Se 2 per 2 farebbe 3, io mi innamorassi di te. Ma siccome 2 per 2 fa 4, io di te... Me ne sbatto un cazzo! Che cazzo di suoni. The crow held its shining trophy tight. Ma non è andato dun dun? Jerry Scotti ha riscattato il sound alert dun dun. E ha riscattato Bucchini Mamma. Ma appunto, perché non vanno? Aspetta un po'. C'è qualcosa che non va. Allora, aspetta un po'. Loyalty setting, no. Leaderboard, no. Giveaway? No? Forse questo? Dove cazzo è il... Revenue? No. Chatbox? No. Scusate un attimo che non mi ricordo dove cazzo è. Dov'è sta roba? Non lo so dove... Io so che ho impostato questa roba qua, ma dei suoni... Oh, Melanie, hai rotto il cazzo! Ti devo mandare a letto? Eccolo qua. Allora, dun 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 è questa, no? E ci siamo. Poi cos'è che avevi fatto? A Bucchini Mamma, te dov'è? Come che si chiama? Riscatta.
Come fate a riscaldarlo? Ah no, 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 non devi usare i sound allers, adesso ho capito cosa intendi. Non è i suoni, li devi riscattare. Allora, con questo qua, lista suoni, ti compare una cosa. Per poter usare uno di questi suoni, tu fai punto esclamativo, riscatta. Riscatta, e che ne so, metti Dun Dun, che tu la volevi sentire. Capito? Il problema è che dei punti forse funziona così. Ah, ecco. La madonna. E niente, io c'ho, per sapere quanti punti canale c'hai, devi scrivere punto esclamativo punti e ti si sblocca, cioè vedi tutto quello che è. Ah, Scott, è 1120 punti. E allora ti puoi permettere tutti i suoni che vuoi. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. No, non è complicato. In sostanza, vabbè, punti per sapere quanti punti hai, che non ha nulla a che fare con i punti di Twitch. Per riscattare i suoni fai punto esclamativo riscatta e il nome del suono, ovviamente, per sapere quali suoni sono disponibili, che saranno sempre quelli. Fai punto esclamativo lista suoni, ti esce l'elenco e vedi un po'. The worm looked helpless with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Ho vinto. The stranger whispered, I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Maledetto, mi serve quella chiave. La fa cadere. Bravo, babbo. Ui. Ma sai dopo quanto ci sono arrivato che potevo prendere un legno ardente, cioè un legno acceso per poter bruciare ste piante? Non so quanto ci ho messo, un'eternità. Come ancora? Io ho messo 30 secondi o un minuto ogni mezz'ora di live. È possibile che a te è già arrivato mezz'ora? Veramente strano. Bravo. Ok, andiamo qui dentro. E sto retino mi serve per tirare su la chiave. Il problema è che è bucato. Poi c'è un personaggio che mi riparerà la rete. Ecco qua, vedi? Questo è uno di quelli con la speranza perduta. E questo è l'enigma. Ovviamente, come avete visto adesso, io devo bruciare con la torcia i rovi. Il problema è che quando passo qua davanti, questo soffia. Allora, ho visto la domanda che hai scritto. Angelo, non lo so dov'è. Dovevamo fare una live giovedì e portare Blank, ma...
Ma come 9 pubblicità di seguito? Raga, ma io... Ma come cazzo è possibile? Io ho impostato... 30 o un minuto di pubblicità ogni mezz'ora di live. Quindi, annunci. I minuti di annunci programmati per ora sono 10 minuti all'ora. 10 minuti all'ora vuol dire che sono 1, 2, 3, 4... 4 spot di pubblicità da... Vediamo un po', configuriamo. Oh, e se voi mi dite che è tanto... Eseguendo almeno 3 minuti di pubblicità... Ok, abbassiamo un po' allora. Va bene così, faccio 6 minuti... No, aspetta, come avevo fatto? 6 minuti di pubblicità all'ora. 6 minuti di pubblicità all'ora qua mi dà 4 interruzioni in un'ora, che quindi equivalgono a un minuto e mezzo ogni blocco di pubblicità. Poi, se vogliamo calare ancora un po', visto che non sono un cazzo di nessuno, io direi 3 minuti all'ora, che dite? Le interruzioni saranno 3 da un minuto. Ok, boh, andiamo avanti. Dove stai andando? Questo me lo spegne, ma io qua lo riaccendo. Ecco qua, a pizza. Ed eccoci qua. Apri di Teramo. E adesso questa sarebbe la speranza di quello pietrificato dentro la grotta. Ovviamente tutti dicono: che cazzo è successo? Avevano perso le speranze, quindi un po'. È come se si fossero pietrificati. Qual è il bello di queste ragnatele? Che se tu spingi, pam, si rompono. Mi piace spaccare le ragnatele. Spacca, spacca. No, non è vivo, l'ho sbloccato, l'ho... Ho ripreso la sua speranza. Aspetta, ho un dubbio. Probabilmente di qua ho concluso. Sì, perché in sostanza devo recuperare la chiave nel lago per aprire qua. Ma attualmente io c'ho ancora la... C'ho ancora il retino rotto. Quindi adesso andiamo un po' avanti e vediamo di riparare sto retino. Vai bello. Si sente l'audio del gioco, no? Ogni tanto minchia mi viene un dubbio a dire... Occhio. Repariamo retino o non repariamo retino? Più avanti ci vuole un pelino prima che arriviamo dal pescatore. Vedi, io come cerco, tocco un mio simile pietrificato, mi compare il puzzle da sistemare. Io così stacco il meccanismo in modo che quando io ruoto
Edi? They tried to follow as best they could. But no one heard them when they fell behind. Cazzo, l'altro giorno l'ho fatto in un nanosecondo. Beh? Ah, forse... Ah, cazzo, devono guardare verso di me. Ecco qua. Adesso recupera l'anima. L'anima, la speranza. E quello si riprende. E va insieme agli altri al falò. Infatti per quello il gioco si chiama L'ultimo falò. Ma è soltanto la parte iniziale il falò. Poi si va avanti e... Sono arrivato allo stage dopo, ma non sono andato troppo avanti, quindi non è che vi posso spoilerare chissà cosa, perché non so un cazzo, in sostanza. Vedi, ci sono qua già quei due sul retro, già vicino al falò, con la statua in mezzo che sarebbe là, lo spirito guida. Vedi, si è aggiunto anche il terzo. The traveler spoke. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Dipende. Ho intenzione di fare un'oretta di live. Se poi finisco velocemente il primo stage, ti faccio vedere anche il secondo. Barely visible through the murky and on a small pier with barely a sound. Eccolo qua il pescatore. Ma il come si faceva, non mi ricordo che giro dell'oca bisognava fare. Beh, intanto ci infiliamo lì dentro. Corro. Ma questo mi serve per alzare la piattaforma dietro e poterci passare per arrivare a queste specie di tombe qua sulla sinistra, quelle in pietre, per recuperare le robe. Ah, ok, finché non parlo col vecchio, la rana gigante non si sblocca. Che voi nel lago avete visto un fiore di loto, in realtà è un fiore in testa a una rana gigante. Eccolo qua un altro. Sono... Oddio. O 6 o 8 enigmi. Created their own rock, their own islands. They did not need Ember's kindness. Sembra una cagata, eh? Però ci... Adesso mi viene veloce perché l'ho già fatto. Ma arrivarci ci ho dovuto perdere un po' di tempo, eh? Quindi a voi sembrano facili come enigmi, ma io l'ho dovuti fare e quindi mi vengono molto velocemente adesso perché l'ho già fatti. Però ovviamente se vado in live mi piace portare dall'inizio, non che magari mi sono fatto il single player per cavoli miei.
Alcuni sembrano facili, sì. Ma poi su uno mi sono incastrato un po' male. Però gli altri, bene o male, ci rifletti un po' su, fai un paio di prove e ci arrivi. Ma ovviamente siamo agli inizi, non è che può partire subito a nastro. Ah, vai, il puzzle difficile. Bella, buonasera Faucis. T'a posto? Non t'abbiamo più visto. Ma aspettavo che rispuntassi con... Facciamo quest'altra sera? Niente, sei sparito proprio. Bene, bene, bene. Stranamente mi sento fisicamente meglio delle altre volte. Ecco qua, qua c'è un altro, via. Sto facendo più veloce che posso, Jerry. Studio? Ecco qua. Qua ci avevo perso, mi pare, un po' di tempo. Era qua che ci avevo perso un po' di tempo. E adesso vattelo a ricordare, perché non mi ricordo un cazzo. Oddio, non mi ricordo un cazzo. No, fermo, fermo, fermo. Allora, questo sono sicuro... Dovevo spingerlo giù. Questo me lo ricordo perfettamente. Cazzo, non me lo ricordo. Oh, mollalo. Make sense of this place. No, mi sa che devo ripetere da capo, perché forse ho sbagliato una cosa. Spero che si possa riprendere, cioè che ti riparta, perché quello non dovevo tirarlo subito giù. Perché in sostanza quei due vicini che c'erano adesso devo impilarli come questi due, perché spingendoli si muovono entrambi, quindi... Molla. It was hard to make sense of this place. Ok. Ecco. Che io andavo di là. Spingevo. Molla, l'ho detto. E quello ci cadeva sopra. Che bug! Quello gli va su, perfetto. Io questo me lo tiravo così. E lo mandavo dall'altra parte. In questo modo. Sì, ok. E tutto questo perché? Adesso vi faccio capire perché. Perché io di qua non posso passare soltanto con la piantana di legno che va di là. Ma ho bisogno di qualcosa che mi faccia da spessore, cioè quello. Vedete, io mi sarei fermato adesso dove c'era la roccia, ma non potevo andare dall'altra parte.
Spingendo questo mi riempio il buco. Rispingo questo e mi riempio il buco. Ed ecco fatto, signori. Ci siamo. Adesso torno indietro. Pensa te. Che bordello. Qua mi ero incastrato parecchio. Infatti non me lo ricordavo tanto bene. Ci ho dovuto un attimo pensare. Altra speranza recuperata. Dai. Sciogliti, frate. Solo tre pubblicità? Da quanto ti sono uscite le pubblicità? Da 15 secondi? 20 secondi? Ok, qua ho fatto. Lì ci sono arrivato, sì. 15, 30 e 20. E così sono un minuto e 5, non sono un minuto come c'era scritto. Ah, forse dice bilancia lui. Lui ha detto 3 minuti all'ora. E si vede che adesso si è bruciato già un minuto e 20. Un minuto e 5. Più quelli che forse ha già visto. Ok, qua butta giù l'albero, si faccia la scorciatoia e parla col vecchio. The fisherman felt so useless. His former joys were hollow. Aspetta, se no poi mi trovo in difficoltà. Ah, che bello il fumo del freddo che c'è su dove cammino. Only the dark water to hear him talk. In that darkness a glimmer flickered. Corri, 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 corri. Adesso se io non giravo sti cosi, il vento mi avrebbe fatto cadere l'anima che... Il vento che generavano mi avrebbero fatto cadere l'anima che sto trasportando. L'anima, l'anima che ti è morta, la speranza. Cioè manco si è svegliato, ha già buttato l'esca in nel lago. Madonna. Sì sì, sono già a posto, c'ho già il retino e me lo devi solo riparare. Scusate se salto il testo, ma non penso che siate così interessatissimi. Almeno ve lo faccio andare veloce. Voi cercate di star dietro se ce la fate. Ok, adesso ho bisogno di te. Ho bisogno di aiuto. Precarami. Riparami la tela. Ecco qua, come nuova. Così posso andare a recuperare la chiave che ha fatto cadere il corvo. Adesso parlami della rana. Perché finché non mi parli della rana, io non posso far comparire la rana nel lago. Sicuro, perché è tipo un trigger. Ah, c'è la rana, quindi parlami dell'esca, eccetera, 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 gnam gnam. E parlami del tuo cappello. A proposito del pesce, bruciamo via tutto i dialoghi, così almeno
Siamo a posto. Ok, adesso qua c'è, eccola qua, vedi? Se non parlavo della rana, la rana non compariva. Facciamogli vedere l'oggetto. Tecca, fuma! Sembra che sono morto, ma non è così. Sorpresa, sorpresona. Mi ha portato dove c'è. Grazie, rana. Mi ha portato dove c'è quest'altro addormentato. Questo dovrebbe essere il penultimo addormentato della zona. Quindi, da quanto è che siamo in live? 47 minuti, dovremmo farcela. The stranger stood alone. Their friends have fallen aside, retreating from what came next. The stranger had ventured on. Molla? Oh, molla? Non vorrei far cazzate? No, c'è qualcosa che non torna. Perché io ho dovuto spostare 6-4 cacate? Se poi posso arrivare normalmente così. Ah, ho dovuto fare il giro per far cadere una delle due pietre che mi bloccava il passaggio nell'acqua, ok. Ok, questa è la penultima. Adesso ci dovrebbe essere l'ultima, quella con la chiave chiusa in gabbia, che deve andare a pescare con il retino che ha fatto cadere il corvo maledetto. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire ok, crowded? Adesso andiamo di qua. Ecco cosa mi serviva, la piattaforma qua, a poter salire qua sopra e raggiungere questo qua. Con nulla di che, però sono pezzi di diario che tu vai a raccogliere in giro. Non so cosa succede quando li raccogli tutti, quindi onde evitare, io me li prendo tutti. Ok, butta questo che è una scorciatoia. Penso anch'io un trofeo, un qualcosa, si sblocca un qualche cosa. Ok, andiamo a quello della chiave. Adesso qua, questo dovrebbe segnarmi l'ultimo. Giusto? Ok, manca l'ultimo, quindi erano 3, 6, 7. Minchia, dispari? Come mai sto numero così? Io mi ricordavo 6 o 8. Vabbè, facciamo una media. Corri, corri. Corri, corri. Corri, corri, corri. Ok, recupera la chiave. Con la rete, vai. Ovviamente tu stai vedendo io che faccio tutto veloce, ma giocaci senza saperlo. Vai a capire che dovevi trovare un retino. Vai a capire che dovevi farti riparare il retino dal pescatore per poi tornare qua e tirare su sta cazzo di chiave. Quindi adesso sembra molto easy, ma perché ormai già lo so, lo sto facendo tutto spedito. The old gate was locked. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. Ecco qua. Vai. Ultimo. Ce la facciamo? Dai, 9 minuti. Vabbè, non è che siamo proprio fiscalissimi, eh.
Adesso qua è un po' strano perché io lo metto, l'acqua scende. Cioè, una volta tolto, cioè una volta schiacciato il piedistallo rimane. Io lo riprendo. Butto su. L'acqua scende. Io riporto su questo. Metto questo per portarmelo giù. Ed ecco qui l'anime Kitamurt. La speranza. La speranza. È anche l'ultima speranza della zona recuperata. Siamo? È sveglio? Ok. È rilassante il giusto. Perché ti rilassa, ma poi quando devi fare gli enigmi, ti devi accendere. The ghost said, "You have done all you can, little one. You're the path to. I will guide others to follow after you clear the way." E adesso mi apre il passaggio. Dipende, se ti piace il genere, secondo me no. Io mi sono fermato perché se poi volevo portarlo in live come lo sto portando adesso, ok, sono tutti enigmi che io ho già risolto, infatti corro come una bestia e non c'è quella sensazione di cazzo, non ce la fa, prova così, prova cosà. Si perde anche la partecipazione di chi guarda a dire prova a fare così, prova a fare cosà. Perché adesso tu stai solo guardando e io sto correndo. Però se rimanevo incastrato in qualche enigma sicuramente mi avresti consigliato ma fai così, ma fai cosà. Invece adesso sto andando avanti. Solitamente io i giochi li provo un po', poi mi fermo. Perché sapendo che poi li voglio portare in live, mi metto in testa non andare troppo avanti, perché sennò poi perdi il gusto e la sorpresa e chi guarda se ne accorge che tu già sai le cose. Quindi bloccati e portalo. Siccome questo gioco stava andando un po' avanti, mi sono messo proprio lì. No, fermati perché... Fermati perché... Per dire, questi qua pietrificati non vogliono essere aiutati. Quindi ci sono un po' delle cose un po' così qua. Qua è diverso. Poi c'è quello che scappa continuamente da me, che mi sta, sicuramente mi sta rompendo i coglioni, ma non so perché e per come. Soft melodies from home. The wild things listen. Yellow eyes and gray. Ok, ufficialmente abbiamo lasciato, con tipo Mario Bros, il mondo 1 per andare al mondo 2. Qua ovviamente li vedi? Sono attivi. Però qua leggi cosa dicono. Sai dove siamo? Sto camminando da ore, mi sono perso nella palude, quindi è gente come me che sta cercando qualcosa ma si è persa. Mentre questi dicono... I due viaggiatori parlavano a bassa voce. Già, mi sono proprio perso nella palude, sai, un altro che si è perso. Perché spostarsi altrove quando qui siamo al sicuro? E quell'altro, già niente di più preoccupazioni. Gli uccelli però mi spaventano.
Quindi qua ci sono questi qua un po' pizza de merda. Allora, intanto vediamo qua che cosa c'era, se c'era qualcosa che si poteva fare. No, non si poteva fare niente, cazzo. E qua, se tu noti bene, sono come me, vedi che sono bassini. Infatti in basso c'è la fessura dove si vedono gli occhietti. In realtà sono due come me travestiti, ma non per loro volontà. And with a bag, both guards started looking at Ember with a deathly stare. Quindi per stare tranquilli e per non essere diciamo mangiati da il re uccello. L'uccello è sempre un re, il re della foresta qua lo chiamano. Allora si sono messi ai servizi di sto re della foresta. Ecco qua, andiamo a vedere sto re della foresta. A feeling of foreboding overcame Ember. Guarda che bello. Ember aveva molta paura, ma cercava di non darla vedere. L'uccello gigante disse a voce bassa: un altro piccolo Ember. Parla, creatorina. Non avere paura, l'uccello è un amico. Ember voleva sentirsi al sicuro. Ember sarebbe il nostro personaggio. Non farmi del male, l'uccello. Oh, piccolo Ember, gli uccelli non ti faranno del male. Prenderanno un altro Ember sotto la loro ala. Sarai al sicuro nel nido, non diventerai mai una speranza abbandonata, perché io sto andando in giro a recuperare le speranze, come ti ho detto, no? Ember aveva ancora paura e dice: ho paura, è la notte che ti spaventa, creaturina? E allora lui che fa? Non so come faccia ad avere questo potere, però non è l'ultimo dei cretini. Guarda, la notte ha ceduto il posto a un nuovo giorno. Gli uccelli renderanno il mondo meno spaventoso. Non era solo la notte che spaventava Ember. Voglio aiutare gli altri. L'uccello era deluso. Resta, perché aiutare speranze abbandonate? Speranza essere falsa. Speranza delude i piccoletti come te alla fine. Il re della foresta parlò a Ember molto dolcemente. Forse poteva riposare lì per un po'. Era difficile sapere cos'altro dire. Presto. Piccolo Ember intelligente, resta qui e non diventerai una speranza abbandonata. Non cercare più speranza. Ora prendi questa piuma. Ecco qua. Poco ora sto mentendo. Piuma significa piccola creatura, una di noi adesso. Ma come cazzo parla quello? Uccelli proteggono piccola creatura. Uccelli non lasciano mai nido. E io adesso me ne vado con la piuma d'uccello. Sì, è vero. Io lavoratore nero. Mi dissocio. Ecco combina guai, resta con noi. Posso tenerti la borsa se vuoi. Lascia stare, dei nostri. Appunto, e coi nostri condividiamo borse e altre cose. Va, rompete i coin. Qua sono spariti. So che sembra folle, ma quegli uccelli sono semplicemente degli Ember travestiti. E me ne ero accorto. Io però... me ne sono andato via da qua senza sapere ste due scale che cosa sono. E quindi mi sta venendo un forte dubbio sul come fare per dire. Qua c'è anche una roba chiusa. Ho un dubbio, non so perché. Fammi vedere un po'.
Rossanino voleva attirare l'attenzione di Amber, assicurandosi di non parlare troppo ad alta voce. Dovresti andare via da qui finché puoi. Non puoi fidarti degli uccelli. Ho sentito che c'è altro fuoco nella palude. È lì che vorrei andare se solo riuscissi a trovare la strada. Siamo arrivati a un'ora? Vedi? Tu dici, sto gioco annoia. Per dire, io adesso non me ne sono accorto di niente. Sarei andato avanti senza problemi. Back again. Where's the other little ones? I'm sure. Di certo noi non lo sappiamo. Hanno preso la scorciatoia fuggendo sulle mura. Lascia perdere, stava scherzando. E Gabriele, ma buonasera. È un gran bel giochino. Io ti ho scritto su Discord di alcune informazioni, ma tu non mi hai dato cenno. Non mi hai dato cenno di. Ma cazzo si dice? Sì, ok, ho capito, se può fa. It takes a lot, you know. Turning night to day. He's resting. It takes a lot, you know. Turning night to day. Ok, c'è qualcosa che si, secondo me, si può ancora fare qua. Tu che mi dici? The stranger wanted Ember's attention. Dici la stessa cosa? Ok, ma io sti ascensori, come cazzo li faccio salire? Vabbè, andiamo avanti. Visto che non c'è modo, molliamo il colpo. E parliamo con questo qua, prendiamolo per il culo. Dai indietro, non fare un altro passo, vai via. Cosa c'è laggiù? Speranze abbandonate, bla 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 bla. E gli faccio vedere. Sono uno di voi, ecco la piuma. Bravissimo, Yuzu. La tua prima piuma, vedo. Meglio che di monza, resta qui a guardare. Prometti che non lascerai nessuno passare, ma certo. Adesso io me ne sono andato. Ma quello dove sei andato? Quindi se io dovessi dire a questo qua, vai scappa. No, non se ne scappa, sto imbecille. Sì, sì, lo so che devo passare qua. Il problema è, volevo capire se c'era altro da fare o solo devo fare dopo. Non vorrei che mi sono perso qualcosa andando avanti a caso. Non puoi fidarti degli uccelli. Ok. Quindi niente, questi due non li posso salvare. Proviamo a richiacchierare con questi qua, vediamo se il discorso è cambiato. Rieccoti. Re della foresta. Sta riposando, non la notte. Ok, non importa, e me ne vado. Ti teniamo d'occhio, sì, certo. Tenetemi d'occhio mentre sto scappando. No, ma volendo si può giocare insieme a alcune cose. Per quello ti dicevo, si potrebbe giocare anche a Mario Kart Deluxe, bla bla bla, tutti insieme. Per dire, io questo gioco qua lo sto portando tramite Yuzu. Questo sarebbe un emulatore della Switch. Quindi guardate bene come sta girando. Guarda il farabutto lì che mi sta impedendo di fare le cose, che continua a scappare. Qua dice, no, questo qua è diverso dall'altra mappa. È un mega carcazzo, preferisco sta qua, non mi salvare. The future is but mine is mine. Ember left the forlorn with their thoughts. The time wasn't right. Perhaps would never be. Ember hurried away from the birds. The mist hung to Ember, hiding them. The forest king seemed frightened, the birds cruel. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead there would be other. The traveler seemed distressed. But it's been a. It's my fault.
Beh, qua il fuoco non me lo fa prendere. C'ho un attimo un dubbio. Come cazzo era qua? Ah, ok, qua c'era il dia, il pezzo del diario. Ok, e mi dovevo infilare dentro la zona nebbiosa. I find footprints by the cinders, the makeshift camp. Sì. Esempio. Vedi sopra, ho fatto comparire la barra menu, vedi cosa c'è? File, emulazione, bla bla bla. No, no, per niente. E tu è come se stessi giocando alla Switch, però da dentro il computer. Vabbè, comunque. Giovanotti. Siamo arrivati all'ora di... all'ora di... come cazzo si dice? All'ora di che cosa? Siamo passati... abbiamo passato l'ora di live, no? Quindi, come ci eravamo promessi all'inizio... io dovevo andare a beccare il trailer di Outlast, com'era? Trials? Giusto? Exclusive Official Launch Gameplay Trailer 4K. Però questo qua è l'official trailer. Quindi... torniamo un attimino qua e facciamo... facciamo non so che cosa. Una finestra specifica, dai, facciamo... ma non me la cattura la finestra specifica. Non è Prince of Persia. Aspettate un attimo, non mi vede Firefox. Per quale motivo? Vabbè, se vuoi te li vedi più di uno. Adesso vediamo. Niente, con questa qua non me la vuole vedere. Quindi facciamo che... cattura la finestra. Ma quale ghost chat? Mettiamo Outlast, eccolo qua. Lo mettiamo qua sotto. Ok, salta, bloccati, e io qua vorrei vedere anche l'audio. Ma si sente l'audio se io lo faccio partire? No, l'audio non si vede. Cioè, non si vede, non si sente. Come cazzo lo catturo l'audio? Perché qua c'è cattura finestra, ma non c'è cattura audio. Allora, facciamo che catturiamo anche l'audio dall'applicazione. Lo facciamo da Firefox. Ed eccoci qua. Allora, guardiamo, signori e signori, l'official trailer di Outlast Trials. È un gioco co-op del vecchio Outlast. Di che anno era Jerry Outlast? Del 2016? 2014, mi pare. E sta uscendo in versione co-op, quindi adesso buttiamo a schermo intero, guardiamocelo un attimino. Madonna che brutto. 2013, pensa a te. Quanto è bello. Everything mother does is love. If I have to show discipline, that's just a firmer kind of love. You've shown real enthusiasm. We've decided to give you a long leash. You think you got a leash on me? Might be you built this little who's got out, but I'm the one who made it a home. Why, you ain't nothing but the towel boy in my whorehouse. Quanto pare, da come sto immaginando, questi dovrebbero essere i boss. Questi dovrebbero essere i boss. Santa Esmeralda. Business don't mean
shit without the law. Other in the name of God and the innocent hearts of little children. Property don't mean shit without a threat of violence. Ah, sure, that's a kick it. Spread my food on your lips. We're full of bread around here. Look like you're still alive. Cut down. Well, what do you think? Experience has taught me one truth about the human limits of terror and pain. Which is? There are none. Keep waiting! Disponibile dal 5 marzo. Ah, quindi PlayStation e Xbox. Ok. Quindi bloccate. Vediamo questo trailer in 4K. Vediamoci il trailer in 4K. Come fanno ad averlo in 4K e gli altri no? A meno che hanno già il gioco... Perché Trials? Cioè, cosa aggiunge Trials? Cioè, cosa vuol dire poi in inglese Trials? Sinceramente, non lo so. Per quanto riguarda i giochi, tantissimi anni fa, quando ero molto più giovane, più di 20-25 anni fa, oltre alle versioni demo c'erano le versioni Trials. Ah, prova, infatti, Trials, quindi programma in prova. Le prove. You are a reagent, a trial subject stripped of all identity, forced into twisted experiments. Alone, cioè? In teams of up to four, you will try to earn your rebirth as Murkoff's perfect sleeper agent. The trials are designed to be a brutal assault on self, inhabited by the experimental population. Cioè, quindi io sono uno ancora messo bene che viene messo a dura prova con queste prove di terrore per vedere se riesce a sopravvivere, vivere, finire, fare. Giusto? A me non mi è sembrato di capire così. Stay quiet. E ovviamente, come dici tu, che co-op sarà multiplayer, quindi ognuno aiuterà. Run in qualche modo. If the X-Pop spots you, improvise. You can buy yourself a little time with a bottle or a brick. And at the center of each trial, the prime assets. Charismatic murderers transformed by Murkoff's therapy into monsters. Mother Gooseberry, a disgraced children's television host driven by misguided family values. Her constant companion, Dr. Futterman, a toothed goose puppet concealing an electric drill. Sergeant Leland Coyle, a psychosexual sadist, obsessed and aroused by punishment and authority. The trials will force you into painful and contradictory tasks, stripping your psyche bare. So that it can be rebuilt in the sleep room. A place for healing and socialization. In the sleep room you can customize your prove on your path to okay, qui c'è la personalizzazione del tuo PG. In games of strength and strategy. Some of the Murkoff employees in the sleep room are just as captive as the Secondo me questo gioco potrebbe fare il culo a quell'altro gioco che ultimamente sta prendendo piede, quelli, oddio, come si chiama? Quelli che vanno in giro con le tute da scienziato, che ha la grafica un po' così cos'ha, ma di proposito è fatta così cos'ha. As Dr. Easterman likes to say, we're all getting better. Together. Lethal Company, bravissimo. Secondo me, per come è fatto, ovviamente questo qua va a stage, a differenza di Lethal Company. Però secondo me potrebbe competere contro Lethal Company.
per il fattore del co-op, del multiplayer, delle prove horror, degli jump scare. GTA 6, ce n'è ancora di tempo prima che esce. E io non ne sento la mancanza, sinceramente. Nothing can stop the march of science and history. The trials will evolve and expand, revealing new challenges, characters and stories. Untold thousands. Ma che cazzo sono? Degli SCP, tipo gli SCP così qua. It's your turn to enjoy Murkoff's hospitality. Let the trials begin. Ma è proprio crudo come... a cui gli hanno schiattato il cranio con due martelli. Madonna, ma chi è? E santa la Madonna, ma che cazzo è? È quasi peggio di Scorn. Non so se avete presente... il gioco Scorn, che è molto schifoso. Cioè, molto... Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di questa... No, reale. Tu che parli non ti voglio sentire. Tipo, non c'è un official trailer... Eccolo qua. Internet senza tracker. Sì, sì, NordVPN a pagamento. Io ho trovato una VPN gratuita. Anzi, se dopo lo volete sapere, se vi può servire, ve lo dico qual è. VPN, siti che non mi si aprivano. Magicamente con questo programma, wow, si apre il mondo. Vedete, questo qua è il gioco Scorn. Molto schifoso e viscido come gioco. Cioè, fa proprio schifo. Però qua è più, vedi, è più una roba... Invece là, essendo più verosimile, passatemi il termine, cioè più umano, vedere certe cose fatte su un qualcosa a forma di umano ti fa veramente rabbrividire. Lo conoscete sto gioco? Sì, spero per voi. Scorn, io non ci ho mai giocato, anche perché è in FPS, quindi non ci posso giocare, perché sennò io soffro di motion sickness. Però non è... c'è proprio... mi fa schifo. Cioè, veramente non è divertente, è macabro come gioco. Cioè, l'unica cosa di bello che c'è in sto gioco è che... se vuoi giocare a qualcosa di schifoso... questo è il gioco perché fa per voi. E qua, bello, questa coscia aperta. Vabbè, niente signori. Io vi... ci siamo visti sto 10 minuti di trailer, eccetera, eccetera. Io comunque... si sente la musichetta? Sì. Se vi va di giocare a qualcosa insieme, fatemelo sapere. Anzi, se volete, dopo ci trasferiamo su Discord. Parliamo un attimo, se volete, vi spiego bene come funziona Yuzu. Che, come avete visto in live, funziona alla stragrande. E niente, ci sarà soltanto all'inizio un po' di scaricare. Ah, vuoi guardare il trailer? Allora, aspetta. Vogliamo guardare il trailer di GTA, ma non so se esiste il trailer GTA. Secondo me c'è il... come si dice? Ah, invece c'è il trailer, ma è ufficiale Rockstar Games, ok. Questo invece è l'official gameplay trailer. No, io voglio il... 3 minuti. Sarà vero questo qua? No. Desmond. Rockstar Game. Ok, ci guardiamo questo. Bloccati. Lo mandiamo a schermo intero. Il gioco, ripeto, è molto interessante. Peccato che non ci posso giocare. Ma come ti ho detto, per me ha le carte in regola per fare il culo a Lethal Company. Dimmi quello che vuoi, ma per me può competere, può distogliere lo sguardo da Lethal Company, perché spero che... Allora, per come l'ho visto, può fare il culo a Lethal Company, ma spero che non l'abbiano
non l'abbiano, come si può dire, il, spero che il gameplay e il sistema di gestione del gioco non sia tanto come Dead by Daylight, lo spero per loro, perché se no è il solito gioco del, del cazzo, dove ci sono 4 che giocano insieme contro 1 che fa il boss, è veramente una grandissima merda così. Quindi sperano che non, il gameplay non sia stato fatto su quel genere là. Detto questo, guardiamoci quelli non sono player. Ah, ok, babbo. Però spero non sia come quello, tipo 4 giocatori. Tu vai a prendere la chiave, tu vai a riparare quello, tu vai a prendere il fusibile, cioè... Vediamo, poi vedremo, mi metterò a guardare quando qualche live da domani quando uscirà. Vabbè, guardiamoci sto trailer GTA 6, così poi vi saluto e se volete poi chiamatemi in live, sì, in live su Discord che vi spiego. Yuzu, do you know why you're here? Bad luck, I guess. E comunque non credo che possa portare novità GTA 6. Alla fine è GTA 6 moderno, con grafica migliore ovviamente, gameplay migliore rispetto al gioco di più di 10 anni fa, e... no, già guardando la grafica mi sembra Horizon Motorsport, Motorsport Horizon, ah, come cazzo si chiama quel robo? Boh, non lo so. Dalla grafica mi ricorda anche parecchio Dead Island. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Non è più losanghe? Cos'è losanghe? Che cazzo vuol dire losanghe? Trust? Trust. Spero ci sia una storia e non la tipica storia che già come vedo di rapine, spaccio, puttane, sinceramente ne ho piene le palle di giochi così. Vabbè, signori, adesso posso dire che questa live si può concludere. Los Angeles, ok, vai, sì, vabbè, quel cazzo che non mi interessa sinceramente GTA 6. Io lo vedo un GTA 5 con la grafica migliorata, magari con il system migliorato e tutto quanto, ovviamente è come se avessero creato una corposissima patch di GTA 5 per GTA 5 per renderlo un po' più ai tempi attuali. Buonasera Angelo, sei arrivato a scoppio ritardato. Arrivo in stanza, non ti preoccupare, fammi chiudere la live. Niente, boom, grazie a tutti, grazie a Jerry per essere rimasto dall'inizio alla fine, minchia ti ringrazio, e ci becchiamo alla prossima live, spero con Nerd su Da Nord a Sud, signori, non ve lo dimenticate, ci becchiamo su Da Nord a Sud, porteremo un gioco che si chiama Blank, sempre tramite Yuzu, dove si gioca in due, abbiamo sempre voluto e vabbè, niente, grazie a tutti allora, buona serata, ci becchiamo tra poco su Discord per chi c'è, ciao!